Sono pazzo, sì, lo so, la felpa non è rossa, deve pur lavarsi, ogni volta lo devo dire, ma perché mi devo giustificare? Ok, dopo il piccolo sfogo nell'intro, oggi parliamo di una cosa che mi è successa così totalmente a caso. Ho visto il razzo completo, ragazzi. Stavo registrando per cavoli miei la scena della storia di Carburo e Omega, sapete che ci sto lavorando, e praticamente tutto d'un tratto, quando io ho registrato la scena e vado con la modalità replay per poter appunto registrare la scena molto cinematica, tutto d'un tratto vado dove si trova la base dei cattivi perché è lì che stavo girando la scena. E mi ritrovo il razzo con altri tanti razzi piccolini, ovviamente, attaccati con il logo dello spaccatutto, penso sia il suo logo. E questo mi fa pensare a tantissime altre cose, a parte il fatto che è completo perché dall'ologramma si può vedere che è completo, come si sta vedendo, ha dei razzi attaccati. Non l'avevo mai notato, l'ho notato soltanto quando ho visto il razzo completo, ma la cosa ancora più inquietante che è che quando sono andato a vedere sotto il razzo proprio per vedere se c'erano altre modifiche, sono ritornato sopra e come state vedendo non ci sono tagli nel video. È sparito tutto, è ritornato normale. Cosa diamine sta succedendo? Perché queste cose? Alla fine però su questo razzo, con tanti altri razzi, significa che alla fine il visitatore o lo spaccatutto, alla fine non credo che sia così buono come si pensi. Ci pensiamo, se una persona vuole cercare di non far scoppiare qualcosa e vuole risolvere la situazione, non fa partire il razzo, anzi lo distrugge, lo rompe, lo manomette in qualsiasi altro modo, non lo potenzia con tantissimi altri razzi. Quindi significa che il visitatore ha un'idea in mente, che Omen, Fate, Omega, Carburo non c'entrano assolutamente nulla. Anche il fatto perché Omega non c'entra nulla. Omega è un cattivo che fa parte di un film che stanno registrando dentro Fortnite. Ma resta il fatto che continuano ad esserci molti misteri per quanto riguarda il razzo, che tanto sicuramente partirà, dicono sabato, ma io sono stato in live ieri per verificare se partiva veramente alle 18 o alle 19 e non è successo praticamente nulla. Anzi, stamattina mi è successo questo. Delle modifiche sono state fatte, sì, perché c'è stato l'aggiornamento. Tante cose sono nascoste, sempre confermato, ma non saranno rivelate al 100% fin quando non inizia la settimana numero 8. Quindi, settimana numero 8, domani succederà qualcosa. Sicuro, ci saranno delle sfide, succederà qualcosa, aggiungeranno qualcosina domani, che è giovedì. Quindi ragazzi, al momento è successa questa cosa, dovevo farci subitissimo, ma l'istantissimo, isississimissimo, il video su questa cosa, perché mi sono spaventato. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se anche voi l'avete visto. Noi come sempre ci vediamo con un dolcissimo e carnissimo.